Obbligo! Che c'è? Parla, ciao. Devo lasciare l'Italia. No. Sì? Ma tu lo capisci che significa per me se tu lasci l'Italia? Chi mi darà lezione di karate? Ormai tu non ne hai bisogno. Tu sei quasi come un campione. Tu dici? Sono io che ho bisogno di te. Parla, Shang, ci sono io qui. Sono un tuo amico. E se non le dici a me le cose, a chi le vuoi dire? Il tuo povero amico Chang non ha mai visitato una base militare della NATO. E siccome mi aspettano in Cina i miei nipotini, vorrei portare qualche ricordino. Ah, ho capito, Chang. Se permetti ai tuoi nipotini, ci penso io. Quanto sono? 5, 6, 700 milioni? A uno gli regalo un carrettino siciliano, a un altro un pupo siciliano, a un altro ancora una cassata siciliana, un cannolo siciliano. Non è questo. E allora che cos'è? Vorrei entrare alla NATO, visitare un po', fare un po' di foto, per poter dire ai miei nipotini... Ecco, il mio amico sergente italiano lavora qui. È molto bello tutto questo, Shank, però la NATO non è lo zoo, i civili non possono entrare. Senti, non potresti procurarmi una divisa come la tua, eh? Ti piace, Shank? Guarda quanto è bello. Bellissimo, molto bello. Sei contento? Contentissimo. Mi fa piacere per te. Fai qualche fotografia, Shank. Sto facendo. Sì, ma a colori vengono meglio. Tutte sai, le belle fotografie si vedono a colori. Tu ci dovresti venire spesso qui, perché vedi, da noi è tutto come una famiglia, capisci? Quante cose ti farò conoscere, anche il comandante. Molto lieto. Ah, eccolo qui, guarda. Mr. Des? Come procedono le indagini sulla spia, sergente? Molto bene. Lei come sta, Mr. Dave? Oh, bene, grazie. Molto piacere. Permette? Un mio amico, Shang. Fai una bella fotografia al capo della CIA. Permette? Ok. Tolga gli occhiali. Un sorriso. Calabrese? No, cinese. Mamma mia, quanti meridionali in questa caserma. Siamo immigranti. Ah. Guarda là, Shang. Bello. Questa è la nostra arma segreta. Bello, molto bello. Senti, mi fai una fotografia davanti al cannone? Subito. Io non ho paura, aspetta. Viva l'Italia! Ma che tipo di arma strana? Questa è un'arma micidiale, caro Chang. Questa è di fabbricazione tedesca. Sbrigati, Chang. Perché cominciano a venire dei militari. Non capisco perché, ma cosa fanno? Sta arrivando tutto lo Stato Maggiore, compreso il colonnello La Torre, che ce l'ha con me. Caro Chang, dobbiamo stare fermi, eh? Non fare più fotografie, altrimenti passiamo i guai. Attenzione, signori! Zitto. Questo che voi vedete immobile non è una scultura, come qualcuno di voi potrebbe pensare. Lei, signore, mi dirà, saluta. Serve a pulire i denti, e io le rispondo, nein! Questo è piccolo gioiello della tecnica militare tedesca. O Deutsch militare tedesca. E mio personalmente appartiene alla famiglia delle armi strategiche tedesche. È un'arma burgo psicologica della forza di 500 magnesia, 2000 gradi euchessina, ya. Oh, grazie. E 100 megatoni falqui. E perciò provoca effetti spaventosamente demoralizzanti che nessuna guerriera riesce a reprimere. Infatti, è stabilito che qualsiasi essere vivente, colpito da atroci dolori viscerali, perde tutte le sue... Sergente Rompiglioni, come mal here. Processi fisiologici. Comandi. Si porti verso quel plotone e lo conduca all'assalto verso il cannone. Io? Sì. In mezzo a quel plotone? Sì. Davanti alla bocca del cannone? Sì. Ma... Che ore sono?
Le sei uno stronzo. E le migliori qualità militari davanti alla... mia arma finiscono nella merda, signor ministro. Danke. Ed ora per questo sceltissimo pubblico, in anteprima, proveremo il tremendo effetto sui soldati ignari. Mamma! Dammi cornet! Vai, che cosa non va? Cosa è successo qui? Qualcosa non va? Oh. Ora penso io. Dove? Ai, zwei, drei. Ragazzi, no, dove andate? No, no, no. Attenti! Oh, ma... grosso sabotaggio in cannone! No! Ah! Funziona! Adesso funziona! C'è il ministro! Modi incivili e cacone! Ma che sta succedendo qui? Grosso sabotaggio! Qualcuno è toccato in tutto il filo! Ma che filo ne muore? Nein, che dove vivi? Kaken! Kaken! Ja! Kaken come Kaken! Ja! Coronello, scusi! Ja? Disturba il fumo? Mio cannone sabotaggio, chi mi hanno messo i miei fili? Mi sono avvicinato io con un mio amico cinese per fare fotografie. Allora tu e tuo amico spione io farò fucilare. Perché chi ha fatto fotografie è uno spione? Io! Aia! Ma allora sei tu lo spione? Sì, sono io, vieni a prendermi. Maledetto!